Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Questo è l'allenamento del 1° di novembre che purtroppo ho registrato in esterna, ma per motivi che non sto qua a spiegarvi, il filmato è andato purtroppo in una cattiva direzione e non siamo stati capaci di convertirlo. Quindi lo ripropongo oggi, ok? Oggi proporrò appunto questo allenamento, che è l'allenamento di ieri. E vi farò anche l'allenamento di oggi su due filmati separati. Uno andrà online subito, è in mattinata, quindi in questo momento, e l'altro invece andrà online in via eccezionale alle 17 circa, insomma nel primo pomeriggio, di modo che riuscirete a fare sia uno che l'altro. Workout oggi è semplice, basato sugli esercizi con i pesi. Io mi sono preso due pesetti da 5 kg per voi, ok? Facciamo una serie di esercizi. Allora, l'esercizio funziona così, è in piramidale, quindi si parte da 12 ripetizioni, si finisce a 6. Teoricamente i piramidali vanno fatti sempre aumentando o diminuendo il peso in base all'aumento o alla diminuzione delle ripetizioni. In questo caso, visto che è un workout per tutti, tengo sempre lo stesso peso. Poi voi a casa potete tranquillamente cambiare. La differenza tra il workout classico che si fa in piramidale è che qui ho 20 secondi di recupero solamente tra una serie e l'altra. Quindi ho il mio cronometro, ok? Questo qua con i 20 secondi già integrati. Andiamo a fare il primo esercizio. Il primo esercizio saranno 12 ripetizioni, dopodiché finito 20 secondi, 10 ripetizioni, finito 8, 6 e fine del giro. E si comincia con un nuovo esercizio. Partiamo, il primo lavoro è rematore plank, ve la faccio vedere. Mi metto in plank, ok? E da qui faccio gambe divaricate, un bel rematore, ok? Uno, cinque, sei. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ok, 20 secondi di recupero, il prossimo saranno 10 ripetizioni, poi 8, poi 6, ok? Potete farlo con le bottiglie dell'acqua anche se volete. È già tempo? Andiamo. Uno, due, tre, quattro. Cercate di isolare il braccio. Cinque, sei. 7, 8, 9 e 10. Ottimo, parte il tempo. 20 secondi. Eccoci qua. Poi 8, ok? Sempre lo stesso esercizio. Mi raccomando, isoliamo bene il braccio, ok? Siamo. Eccoci qua. Ok, andiamo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Stop. 20 secondi. Ultima set. Solamente 6. Eccoci qua. Ultimo, 6 colpi. Stendo, via. Uno. Due. 3, 4,
5, 6, stop, chiudo, 20 secondi, prossimo lavoro ragazzi sarà sempre un rematore però a busto flesso, ok? Il lavoro sarà il medesimo, quindi con il doppio manubrio o con il bilanciere, se lo avete. Andiamo a vedere subito come si lavora. Ok, mi metto qua davanti, prendo i miei pesi, mi sbilancio in avanti, come se avessi un bilanciere in mano, tiro verso l'alto. Posso anche farlo nella sua forma invece a hammer. Via. 1, 2, alla base del petto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuori l'aria, 10, 11, 12, metto giù, primi 20 secondi, poi ancora 10, poi 8, poi 6, poi cambio esercizio, 10 secondi, ok, posizione, 10 colpi, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ottimo, giro, via lavoro, questo è il secondo lavoro, il prossimo saranno 8 colpi, e poi 6, e poi chiudiamo. Pronti? Siamo? Via, 8, posizione, o via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molto bene. Ultimo lavoro, solamente 6, e poi cambiamo il lavoro. Molto rapido perché comunque sono 20 secondi di recupero uno all'altro, quindi se volete farlo in piramidale mi raccomando procuratemi tutti i pesi. Ok, l'ultimo. Pronti? 6 colpi. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiuso giro. Ottimo. 20 secondi, prossimo lavoro ragazzi è lo squat, ok? Lo posso fare con un peso o con tutte e due, lo facciamo con un peso solo al momento, me lo metto bene al petto, lo prendo tipo sacro graal e faccio uguale, 12, 10, 8, 6, ok? Quindi metto da parte il peso al momento, perfetto, il tempo lo metto qua, prendo un peso, sacro graal, metto qua, lo posso anche tenere qui, come voglio, e da qui vado, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 secondi di recupero. Prossimo sono 10, poi saranno 8, poi saranno 7. 10 secondi ancora per noi. Così come voglio, ve lo faccio vedere in varie opzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Va bene anche una bottiglia d'acqua, 2 bottiglie d'acqua, un secchio di colore, ok? Quello che avete per poter lavorare, che vi dia un peso giusto. Sto lavorando con un peso basico di 5 kg al momento. Siamo? Ok, andiamo a lavorare 8 rip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molto bene. Poi andiamo a lavorare l'ultimo, che sono solamente 6, e poi cambiamo esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, e via che lavoriamo, solo 6 colpi. Uno, due, fuori l'aria, tre, quattro, cinque, e 6. 20 secondi. Prossimo lavoro, alzate frontali, 2 pesi, ok? Ho un peso solo, non vado mai oltre la linea delle spalle, mi raccomando, anche qua è uguale. Siamo bene, partiamo, nostro lavoro, uso un peso, lo prendo così, prendo la bottiglia dell'acqua, gamba leggermente divaricata, sedere un po' fuori, petto e spingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, molto bene, eccoci qua, perfetto, fatto con 5 kg, fatto con la bottiglia, con il secchio di colore, mi raccomando. Non andate mai oltre la linea, né troppo bassi né troppo alti. Vado a fare 90 gradi con il mio braccio, ok? Siamo pronti? Lavoriamo 10 rip e poi via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10, ottimo, perfetto, siamo alla grande, prossimo lavoro sono 8 colpi, ok, 10 secondi di riposo, piuttosto che no, o fare pochi pesi e tantissime serie, cioè minimo una, massimo 7, ok? 10 anche per questo se volete. Facciamo l'ultimo, andiamo 6, ok? Poi se aumentate i pesi e anche i giri, allora è il top. Dai che lavoriamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, molto bene, perfetto, lavoro fatto, 6, lavoriamo un lavoro sempre per le braccia, ok, e lavoriamo dei classici bicipiti, ok, quindi curl, manubrio, doppio, ok, bello teso e spingo, d'accordo, è già tempo, 12, 10, 8, 6, poi il workout si chiude. Siamo, andiamo, postazione, tempo, lavoro, 1, 2, 3, 4, 5,
7, non abbiate fretta, 8, 9, ruota leggermente, 10, 11 e 12, poso sempre facendo uno squat, rialzo, faccio partire il tempo, prossimi sono 10, poi sono 8, poi sono 6, fine il workout, 2 minuti di recupero, ripetere. Per tutte le volte che si vuole, con i pesi che si vuole, ok? Iniziamo, 3, 2, 1, dai che lo lavoro, eccolo, gamba a sinistra ricatta, via, 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, dentro, 6, 7, 8, 9, 10, squat, giù, così intanto lavoriamo anche gli squat e non andiamo a interferire sulla schiena nei continui movimenti di sbalzo appoggiando il peso, ok? 8 colpi, quasi da ora, 4, 3, 2, 1, 2 lavoro 8 colpi, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, molto bene, scendo, salgo, ultimo tempo per noi, ok, ultimo tempo, 6, chiudo giro, 2 minuti di recupero, riparto. 5, 4, 3, 2, 1, via, sono 6, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, stop, scendo, chiudo giro, 2 minuti di recupero, molto bene ragazzi, questo era il nostro workout del primo di novembre, che ieri purtroppo ho registrato in un posto bellissimo ma per motivi tecnici non si vedeva molto bene, quindi ho dovuto riproporvelo oggi in palestra, chiedo scusa veramente tanto, lo pubblicherò subito questo, quindi se avete visto la Instagram story stamattina questo verrà pubblicato praticamente subito e nel pomeriggio verrà pubblicato invece quello nuovo che registro in questo momento, quindi fra un'oretta, dopo mangiato un paio d'ore, lo registro e poi lo metto online, ok? Quindi ricapitolando, un giro come minimo, 7-10 giri come massimo, potete aumentare il peso usandolo in piramidale o altrimenti lasciarlo anche così. Mi raccomando, tenete botta e ci vediamo con l'allenamento del 2 di novembre che sarà sicuramente bello interessante perché è un piramidale e tenete botta. Ossia.